Buongiorno a tutti ragazzi. Nel podcast di oggi facciamo nuovamente un focus sullo yen perché secondo me è una tematica molto interessante che oggi sta dando dei segnali di risveglio. Allora partiamo dal presupposto che il mercato è abbastanza eh, addormentato e quindi eh, dobbiamo trovare anche degli spunti che siano interessanti e che siano eh, validi. Vi lascio una riflessione, attenzione che oggi siamo l'ultimo giorno del mese, eh, quindi ci possono essere dei rebalance di portafoglio e soprattutto eh, da domani in poi possono partire dei movimenti eh, più direzionali, cioè arriviamo alla fine del mese, cerco di prendere il massimo che c'è fino alla fine di questo mese per poi andare a, avanti. Fino a poco tempo fa ho visto che le rotazioni tendenzialmente erano più su base trimestrale, cioè si ragionava di trimestre in trimestre, invece adesso, siccome siamo diventati tutti pazzi e schizofrenici, si tende a fare delle rotazioni o dei cambiamenti abbastanza importanti anche durante il, eh, il mese, quindi si decide di fare una strategia più che altro di natura mensile e il mese successivo si tende a variare. Quindi attenzione su trend molto tirati ehm, a un fine mese perché non necessariamente però, per esempio, nel mese di marzo potrebbe cambiare il, il trend, quindi a cavallo tra oggi e domani esserci delle, eh, delle inversioni. Quindi attenzione, cioè se vedete dei tipi di movimento particolari in certe date dovete prestarci maggiore, maggiore attenzione. Ma veniamo al focus del podcast di oggi: il focus di oggi, voglio parlare del, dello yen eh, anche perché ci sono tante persone nuove, alcuni le conoscono già queste dinamiche, altre meno. Ossia, la banca centrale giapponese. Che si è comprata il 60% delle sue azioni. Quindi oggi abbiamo la banca centrale giapponese che eh, da dieci anni fa una politica ultra espansiva. Si è comprata di tutto, ha tenuto i tassi in negativo e in più si è comprata anche le azioni. Quindi oggi abbiamo un'economia giapponese che ha una situazione di crescita eh, moderatamente bassa però, però ha delle spinte eh, inflazionistiche al, al rialzo eh, dovute al, all aumenti prevalentemente salariali perché finalmente stanno aumentando i salari in, in Giappone ma soprattutto secondo me la cosa che colpisce di più e che stona di più e che comunque rende necessario un intervento che è stato anche eh, diciamo ratificato dalla banca centrale stessa e che comunque non è possibile con eh, un'economia diciamo eh, Pseudo stagnante avere un indice azionario sui massimi, ma soprattutto grazie al fatto che questo indice è stato comprato dalla banca centrale stessa. Cioè c'è un rischio di perdita di credibilità eh, abbastanza, abbastanza importante. Quindi la banca centrale ha detto: dobbiamo eh, necessariamente, da un po' che lo dice, lo ridice, si vedono dei cambiamenti anche sul tema bond: eh, cambiare questa, questa politica da ultra espansiva a a normalizzarla questo deve essere un passaggio ovviamente che deve avvenire in maniera molto lenta perché perché ci sono tutta una serie di riflessi super 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 importanti uno in termini di importi perché quantità in fatto dal giappone anche per il fatto che è perdurato per molto tempo è tra i più grandi a livello a livello globale quindi ci sta dicendo innanzitutto che a livello globale eh, dovremo assistere in futuro a una ulteriore o contrazione della liquidità a livello globale, primo punto. Secondo punto: molti, moltissimi eh, operatori hanno fatto operazioni di carry trade, cioè mi indebito in yen e vado a investire in azioni o bond in altre valute, quindi sfrutto il tasso basso, cambio valuta e quindi, da una parte, pago poco di tasso e dall'altra parte, ho anche una riduzione del debito. Quindi, che cosa succede? Succede che se la banca centrale cambia la sua politica e lo yen comincia a rafforzarsi per evitare di andare in margin call, molti operatori dovranno andare a chiudere a cascato le loro operazioni. Quindi, il fenomeno di carry trade è Viene smontato è un fenomeno che non è un fenomeno giapponese, ma riguarda tutti gli asset in cui coloro che si sono indebitati hanno investito. E quindi è un fenomeno di natura globale. Secondo punto, eh, ma non per un ordine di importanza, ricordo sempre: è che il Giappone è il primo acquirente a livello globale di, um, di, treasury, di treasury americani. Quindi, due, se io vado a Uh, difendere la mia valuta, perché poi l'altro problema è che la banca centrale giapponese deve difendere la sua valuta cosa fa? Vende treasury eh, per, uh, per, comprare, per comprare yen, perché se no come fa a difendere la sua valuta? Secondo punto, se i rendimenti cominciano a salire e diventano più interessanti, i giapponesi invece di comprarsi treasury americani, come hanno fatto fino ad oggi, si comprano i loro bond nazionali e quindi, altro risvolto abbiamo delle Ehm, variabili negative per concerni del, del treasury. Quindi ci rendiamo conto che la normalizzazione della politica della Banca Centrale Giapponese è un ehm, fenomeno, innanzitutto, mai sperimentato, secondo di natura eh, globale, che riguarda sia il mercato delle bond, che riguarda il mercato azionario, che il mercato delle currency. È una sorta di eh, potenziale terremoto se non viene gestito nella, nella, maniera, nella maniera corretta. Quello a cui si assiste oggi è un ritorno di forza dello Yen, anche perché siamo in prossimità di livelli che la banca centrale ha detto che vuole difendere. E quindi oggi, dal punto di vista del trading giornaliero, sicuramente lo Yen è molto molto forte. Eh, potrebbe continuare a essere nel tempo, a mio avviso, la mia vision di lungo termine è che il, il, il picco massimo l'abbiamo raggiunto, comunque siamo nella parte alta. E quindi avere anche un'esposizione yen come forma di diversificazione del portafoglio può essere una cosa eh, intelligente sul, sul lungo termine. Attenzione sempre a, a utilizzare le carte. Currency, quindi a utilizzare il forex perché, perché i costi di, di swap sono parecchio massacranti, quindi bisogna eh, conoscere bene che cos'è un costo di swap, saperlo come gestire, eccetera, eccetera, e quindi bisogna fare attenzione a avere l'intuizione giusta, ma anche avere capire come fare e utilizzare il prodotto giusto. Nel portafoglio modello eh, vi faccio vedere il modo migliore per eh, esporsi a questa, a questa dinamica. Quindi ripeto, eh, attenzione a questa, a questa dinamica qua: è una dinamica ovviamente lunga che non avviene dall'oggi all'indomani, eh, però è un qualcosa necessariamente che, eh, che, che sta cambiando. E, nella prossima riunione, che se non erro è il 19 di marzo, eh, se ci fosse questo cambiamento potrebbe essere un game changer abbastanza importante, tenuto conto che avviene anche in una scadenza trimestrale. Questo, secondo me, oggi è l'elemento più interessante che si va a notare. Per il resto, eh, poca roba. C'è sempre Google debole, eh, Apple che prova a saltellare sopra il suo supporto di 180. Prima o poi lo romperà, a mio avviso, probabilmente sta aspettando la fine del mese e vediamo che cosa succede. Però, sul da punto di vista degli azionari, secondo me, finché Apple e Google non, non spingono al ribasso e rompono con decisione il loro supporto. Non, non accade nulla, oppure magari regge, regge e si va ulteriormente, ulteriormente al rialzo. Per quello che concerne le cripto, continua la grande, la grande euforia, la grande, la grande forza sulle, eh, sulle cripto: come vi dico sempre, abbiate un piano di azione, soprattutto di uscita. Perché è bello dire: ah, sto guadagnando, sto guadagnando, sto guadagnando, ma nella vostra mente dovete avere un piano di azione di uscita. Quindi in questo momento non vanno comprate nuove cripto. Ma bisogna capire io quando esco, a che livelli esco, ho un piano di azione, riduco le mie size, non le riduco, come mi comporto. E questo è un po' il ragionamento, soprattutto. Ancora di più, per coloro magari che comprano degli ETF e tenuto conto che gli ETF nei weekend sono chiusi, prestate attenzione anche a questa dinamica perché potrebbero succedere dinamiche di quasi voglia natura. Durante i weekend io ho l'ETF e anche se ho messo lo stop mi viene tranquillamente saltato perché apriamo in cap down. Quindi attenzione ai weekend, soprattutto per coloro che non hanno ehm, diciamo, il prodotto fisico reale ma usano un, un ETF. Insomma, anche questa volta credo di abbia fatto una buona carrellata. Vi mando un abbraccio e un saluto. Ciao!